Ancora una gara. Un nulla, ripensando a quanto vissuto finora. Un infinito, considerandone il valore. Silverstone. Un sogno celato nelle menti di Carla e di Hamilton, i magnifici due, ancora in grado di lottare per il titolo. Eppure Spa ha lasciato la sua bella impronta. Un piccolo match point a favore dell'italiano, capace di vincere una gara ideale per le varie dinamiche accorse, ma mai messa in discussione, mostrando una superiorità evidente su tutta la concorrenza, col solo compagno di squadra Fabriziano, capace di seguirne a tratti la sagoma a occhio nudo. Al contrario, per l'inglese, il quarto posto ottenuto in qualifica, ha giocato un brutto scherzo venendo coinvolto in un duello al via, costatogli la 17ª posizione a causa di uno slowdown subito allo Rouge. Immaginate un po' voi, un sogno per uno, un incubo per l'altro, costretto necessariamente alla rimonta senza se e senza ma. Una rimonta ovviamente arrivata più difficile del previsto, per via soprattutto della qualità dei nomi lui davanti, ma che ci ha regalato almeno tre situazioni da incorniciare per bellezza e concretezza. La prima al sesto giro, allo Rouge, su Marco Cesana, che lo porterà quindicesimo, bellissima quanto inaspettata. La seconda, il giro dopo, un three wide con la coppia Zipoli-Giovannoni, che lo porterà a staccare davanti a tutti alla Camel per la 10ª posizione. La terza, al giro 15 alla bus stop su Voltolina per la 9ª posizione. Costi quel che costi, lasciando a se stesso la premura di scrivere un destino in realtà parzialmente scalfito dagli eventi che stavano portando il compagno Tommaso Carlà a bissare il successo ottenuto in quel di Daytona. Sta di fatto che Hamilton chiuderà quarto, non prima di averci emozionato ancora una volta, grazie al duello con tre piloti granitici e combattivi come Morelli, Graziano e Merli. Una lotta senza mezzi termini e quella manovra a gara ormai finita, quel contatto nell'ennesimo three wide su Graziano che ha fatto rimanere tutti col fiato sospeso in attesa del giudizio della direzione gara, saggiamente giunto con un nulla più. Cambiando attori, va dato ancora grande merito al giovane prodigio Edoardo Leo per l'ennesimo podio ottenuto, questa volta conquistato all'interno di una gara vissuta tra alti e bassi. Quel sorpasso subito da Fabriziani al sesto giro e quel testacoda che lo relegheranno provvisoriamente in 9ª posizione ne confermeranno i momenti più critici. Al contrario, si è visto un netto miglioramento nella fase dei box, ad oggi il suo tallone d'Achille, dove anzi è riuscito ad avvantaggiarsi sulla collaudata coppia Morelli-Merli, salendo definitivamente in terza posizione. Ora, annotate sull'agenda il giorno 10 maggio, perché sarà quello il giorno del giudizio. Sarà il giorno nella quale scopriremo se i 17 punti di vantaggio o di svantaggio potranno valere qualcosa sia per Tommaso Carlà che per Marcus Hamilton di fronte al sogno quanto mai concreto di andare a vincere quel titolo ad oggi più importante della loro vita qui nel mondo eSport.